E bentornati sul mio canale, signori miei. Come vedete, oggi per me è un giorno triste, ma durante il contenuto ve lo dirò. Ma prima di tutto iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così ogni volta che uscirò un nuovo contenuto vi arriverà la notifica sul vostro cellulare. E che dire, mettete mi piace e commentate, perché è fondamentale crescere. Dovete commentare e fare crescere questo canale il più in fretta possibile. E questo riusciamo a farlo solo grazie a voi. Perché sono infelice, sono scontento oggi, non sono tanto felice, perché un progetto rivoluzionario, un progetto che poteva cambiare il calcio, oggi si conclude qui, perché con l'uscita ufficiale della Juve, il progetto secondo me Superlega finisce qui, lo porterà avanti sicuramente a Barcellona e Real Madrid, però con due squadre questo progetto si concluderà facilmente oggi. Nel comunicato che dice la Juve, che ha fatto uscire la Juve, dice: a seguito di tale discussione e tenuto conto di alcune divergenze sull'interpretazione degli accordi applicabili al progetto Superlega, Juventus conferma di aver iniziato le procedure di uscita dal suddetto progetto, pur rammentandosi che ai sensi della disposizione contrattuale applicabile affinché il recesso produca i suoi effetti e richiesta il preavviso consenso di Real Madrid e Barcellona e degli altri club coinvolti nel progetto Superlega. Allora, che dire? Questo era nell'aria, era l'accordo che la Juve aveva fatto con la UEFA, usciva dal progetto Superlega e la Juve non veniva penalizzata, perché sapevamo che la Juve, perché non ci dobbiamo nascondere, la Juve è sotto ricatto della UEFA, rischiava fino a dai 3 a 5 anni di esclusione alla Commissione UEFA ed era sotto ricatto, però qui i giornali italiani non lo scrive nessuno, perché sono servi, e lo torno a dire, sono servi della UEFA e di chi sta intorno. Abbiamo visto le solite veline sul solito giornale, è una sconfitta, sì, è una sconfitta. Poi alcuni giornalisti della Gazzetta, che poi dicono che parlano solo di Juve, che nel loro compito per la Gazzetta è quella di andare a vedere quello che fa la Juve, scrivono tweet davvero ridicoli, e mi spiace. Io nel giorno in cui questi personaggi qui, la Juve decide di non farli più entrare nelle conferenze stampa della Juve, sarò la persona più contenta di questa sulla faccia della terra, perché a me certi giornalisti che vogliono guadagnare su YouTube, perché guadagnano su YouTube parlando di Juve e guadagnano bei soldini parlando di Juve su YouTube, e poi sappiamo cosa scrivono, mi spiace. Però questo giorno prima o poi avverrà. Il progetto Superlega si conclude qua, perché sì, è stato, secondo me, è nato nel momento sbagliato e nelle forme sbagliate. Tu non puoi fare un progetto del genere che lo presenti a mezzanotte, dopo 24 ore, dopo neanche 48 ore, crolla. Perché è crollato? Perché alcune società si sono ritirate. Perché un presidente dell'Inghilterra, Johnson, si è messo contro le squadre che dicevano che non dovevano uscire dalla UEFA, dovevano rimanere nella UEFA, perché si doveva proteggere dei fatti che poi abbiamo visto, perché Johnson, dopo i fatti della Superlega, è durato neanche un anno, perché in quell'anno, quel periodo, aveva combinato casini. E se lui riusciva ad attaccare la Superlega, si portava una vittoria, si portava gli europei in casa sua, perché poi abbiamo visto che gli europei sono svolti in Inghilterra, doveva essere una finale libera a tutti, perché non è che si giocavano gli europei in Inghilterra, gli europei erano in tutta l'Europa. O la sede delle finali è stata Londra, però gli europei si giocavano in tutta Europa. Però nel momento della finale aveva uno stadio tutto al 99%, tutto solo tifosi inglesi, e solo lo 0,1% all'1% tifosi italiani. Poi abbiamo visto com'è finita. Mi dispiace davvero che questo progetto
finisca, però nel momento in cui la Superlega sta nascendo davvero, perché in questo momento la Superlega sta nascendo nel campionato Arbo. Il campionato Arbo è pronto a fare lei la Superlega. Il campionato Arbo è pronto a fare lei la Superlega. Lo torno a dire, il vero, la super vera Superlega esce in Arabia Saudita, perché in Arabia Saudita la può fare tranquillamente, la UEFA non intervenirà, non può intervenire, la FIFA non può intervenire o non vuole intervenire. Ha cominciato con Cristiano Ronaldo, poi ha preso Koulibaly, diceva, ha preso Kanté, Benzema, sta prendendo gli elefanti, Brozovic, Milinkovic Savic, Salah, gli allenatori, Gerrard, vogliamo mettere altri, sta puntando a Immobile, sta puntando a Pellegrini, sta puntando a Manez, vogliamo metterne altri, però sta prendendo le mummie che se venivano a giocare il campionato italiano erano titolari in tutte le squadre. Noi ci siamo, mi dispiace, la decisione societaria si è capita bene, John Elkann ha deciso di tagliare tutti i legami con la Juve del passato, e secondo me, io ieri ho fatto un video dove fai l'ultimo atto di fede verso la Juve, però quel video è già vecchio, perché abbiamo capito che atti di fede verso la Juve non ne farà John Elkann. Addirittura ha già detto alla dirigenza che dal 2024 lo sponsor che è stato per 10 anni sulla maglia della Juve, Jeep, non ci sarà più, che finiranno gli accordi con Jeep, cioè 40 milioni nelle tasche, le 40 milioni versate dalla sponsor Jeep alla Juve non ci saranno più. È sempre più un John Elkann lontano dalla Juve, sempre più un John Elkann che vuole prendere distanza dalla Juve. E allora, scusate, il 24 agosto, che cazzo festeggiate i 100 anni di presenza della famiglia Agnelli? Mi spiegate il 24 giugno, il 24 agosto, che cazzo festeggiate a fare i 100 anni della famiglia Agnelli quando tu stai portando all'istruzione la Juve? Mi devi spiegare perché. Io l'ho detto ieri, questo atto di fede non lo vuoi fare, va benissimo, allora vendila, perché i tifosi hanno rispetto verso i tifosi, ci vuole rispetto verso i tifosi, ci vuole rispetto. E tu, caro John Elkann, non stai avendo rispetto. Poi che il problema, tutto quello che ci sta succedendo è colpa della Superlega, è vero, non ci possiamo nascondere, perché lì ha sbagliato pure Andrea Agnelli. E lo torno a dire, tu Andrea Agnelli, se volevi fare la guerra contro la UEFA, che poi sapevi benissimo che questa guerra contro la UEFA ti avrebbe portato la guerra contro la FIGC, doveva essere inattaccabile, doveva essere impenetrabile. Ma tu non eri impenetrabile, hai fatto una guerra, hai voluto fare una guerra con le armi di ultime generazioni quando noi andavamo con la fionda. E questo è quello che è successo. Ci è successo che la Juve in questo momento è messa la spalla al muro, deve chinarsi a tutti quando la Juve deve comandare. Però il problema è un altro. Il problema è un altro. Se John Elkann non vuole più tenere la Juve, non vuole più spendere soldi per la Juve, decida di vendere la Juve, che è il momento dei cambiamenti. È stato bello per 100 anni essere sotto la guida, sotto l'ala protettrice della famiglia Agnelli, però come ogni cosa ha un inizio e una fine, e secondo me è arrivato la fine della dinastia Agnelli per la Juve. Io lo dico con il cuore, io per tutto quello che ha fatto la famiglia Agnelli per la Juve sarò grato per tutta la vita. Però se il futuro è questo, se il futuro è quello che dobbiamo vedere, che prima non fai capitalizzazione nel momento del bisogno dei conti alla Juve, poi gli togli lo sponsor ufficiale Jeep alla Juve, dici che ormai l'accordo finisce il 24, allora è il momento che decidi di vendere la Juve. E lo torno a dire, che festeggiare 100 anni
di proprietà della famiglia Agnelli il 24 agosto, non ha senso, era presa per il culo, non lo torno a dire. Perché se tu ti stai allontanando dalla Juve, festeggiare questa data non ha senso. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella che ci vediamo alla prossima. Ciao!